Il comune di San Benedetto del Tronto ha deciso, lo ha deciso attraverso una volontà del Consiglio Comunale, lo ha deciso perché noi lo avevamo scritto nel programma elettorale e lo ha deciso perché noi lo abbiamo ribadito e recepito nel programma di mandato, che sono le cose che fanno fede, che noi ci saremmo attivati per quanto riguarda il potenziamento delle energie alternative in questa città. Attraverso che cosa? Per esempio attraverso l'utilizzo degli spazi pubblici, edifici pubblici, mettendoci il fotovoltaico. Questo è l'assunto, il principio dal quale partiamo. Chi ha visto queste cose? Tecnicamente tutti. Queste cose sono state viste dai tecnici, queste cose sono state viste dalla giunta, queste cose sono state viste da tutti. Per cui non è che è possibile e non è mia intenzione fare nessun tipo di scarica barile, perché lo scarica barile, chi è che sta in una situazione di governo al timone, non è che può dire è colpa di chi sta dietro di me. Questo è un atto di codarderia. Se c'è una colpa, la colpa è di chi si trova al timone. Se non c'è una colpa, ma se ci sono degli errori, questi errori dovranno essere mitigati. Questi errori dovranno essere risolti, dipende da quello che sarà possibile fare. Sicuramente quello più impattante, cioè quello che è più forte, è quello in via D'Annunzio, in assoluto, per le sue altezze, prima di tutto, perché la capacità, la potenza della pensilina, dell'impianto di via D'Annunzio e di quello di Piazza del Pescatore, che sembrerebbero essere l'oggetto di tutto questo dramma, sono 100 kW circa, adesso senza le virgole, 100 kW via D'Annunzio, 100 kW Piazza del Pescatore. Esistono altri spazi dove eventualmente si sarebbero potute mettere queste pensiline? Sì. Le avete messe lì? Le avreste rimesse in modalità meno impattante? Sì. Quindi, tanto per essere chiari, non è che no. Allora, il problema è un altro. Quel tipo di struttura è una struttura invadente, impattante? Sì. Stiamo cercando il modo per mitigare o rimuovere completamente la situazione. Due o tre possibilità. La prima, se questo conto energia scaduto a dicembre, che ha ottenuto una proroga fino al 31 marzo, dovesse ottenere un'altra proroga, io faccio una cosa che per me avrebbe un livello di popolarità enorme: prendo questi impianti e li sposto a Ragnola, la zona bocciofila, no? Si sono candidati a poterlo ospitare perché loro vedono altri vantaggi rispetto a questo. Il Parlamento darà una proroga? Vedremo. Appena sarà in grado di mettersi al lavoro, no? Noi siamo fiduciosi, io sono fiducioso per natura e quindi ci potrebbe essere questa possibilità. Se questo non dovesse essere, esistono delle subordinate. La prima subordinata è che gli impianti possano essere rivisti nelle loro dimensioni. Siccome l'impianto di via D'Annunzio, ripeto, che è quello più impattante, è stato fatto così perché lì si è tenuto conto del fatto che c'erano dei furgoni che potevano passare, cioè per tentare di non essere da ostacolo ai mezzi che lì sotto sono parcheggiati o potenzialmente possono andare a parcheggiare. Ma se questo, diciamo che in linea progettuale è stato pensato, non è condiviso, noi pensiamo che questa ipotesi possa essere rivista e rivisitata. Poi ci sono anche altre soluzioni, ma noi ci siamo già attivati. Noi, l'amministrazione comunale, si è già attivata. Ovviamente le spese le pagherebbe l'amministrazione, non la ditta. Cioè, io non so da che trai tu questa convinzione. Ma io chiedi, allora ti dico di no. Non le paga l'amministrazione, nel caso. Perché io dico, ogni produzione di energia elettrica ha un impatto. È innegabile che la produzione di energia elettrica ha un impatto. Questa è una valutazione che in nessun giornale ho letto. Nessun giornale. La puoi produrre con la centrale nucleare? Abbiamo visto che l'impatto gli italiani l'hanno ritenuto eccessivo, il rischio del disastro nucleare.
la puoi produrre con le trivellazioni a mare. Abbiamo visto che c'è un'opposizione enorme sulle trivellazioni in Adriatico, perché può esserci la tragedia del Messico. Abbiamo visto che si può produrre con lo stoccaggio di gas. Vi devo aggiungere qualcosa sullo stoccaggio di gas, credo che siete informatissimi sullo stoccaggio di gas. Abbiamo visto che si può produrre con i pannelli. Ora, valutiamo i quattro impatti con l'eolico, ma San Benedetto non ha il vento per l'eolico. Diciamo a San Benedetto del Tronto, stoccaggio di gas, trivellazioni in Adriatico e centrale nucleare. Questi erano gli argomenti degli ultimi anni. Si può produrre con i pannelli. Vediamo i quattro impatti. I pannelli che impatto hanno? Hanno un impatto visivo. Via D'Annunzio è innegabile, perché saremmo ciechi se non dicessimo che c'ha un impatto Via D'Annunzio. L'impatto visivo giustifica o non giustifica l'installazione di pannelli, la produzione di energia da fonti rinnovabili? Dico questa è una domanda che va posta, poi mi poni la tua. Giustifica o non giustifica? Quando siamo andati a fare il bando, alcune aree sono state escluse perché non c'era il sufficiente assolamento, altre sono rimaste e altre sono state sostituite con la delibera del 7 marzo, perché così si raggiungevano i livelli previsti dal bando dei 2 megawatt. Però andiamo per ordine, cioè se no si fa confusione su tutto. Il parcheggio di Via D'Annunzio non sono stati tagliati gli alberi per mettere la penzilina, perché uno dice c'era una pineta, però diciamo il parcheggio di Via D'Annunzio è un parcheggio che noi abbiamo sistemato perché era diventato impraticabile per anziani, carrozzine e disabili, abbiamo sistemato, e nel progetto era prevista una penzilina proprio lato strada, d'accordo? Proprio nel progetto che abbiamo fatto, che abbiamo approvato di Via D'Annunzio, quindi c'era una penzilina, ovviamente è segnata sulla carta in maniera piatta. Lo stadio, che serve, che ce lo dice il giornale che potevamo mettere allo stadio? Non è stato il primo posto dove abbiamo pensato di metterlo, ma l'abbiamo fatta noi la zona prefiltraggio, cioè abbiamo noi le necessità per ordine pubblico.